Il progetto europeo Facilitate è nato da un'idea di Luca Pani, che è stato, diciamo, il nostro direttore AIFA per parecchi anni, è stato anche membro italiano all'EMA per tanti anni ed è una persona che per esempio è stata molto vicina all'Accademia dei Pazienti nel momento della sua fondazione e che ha creduto fortemente nel ruolo del paziente esperto nella condivisione con gli altri stakeholder che necessariamente erano già presenti in tutti i tavoli di discussione. Il progetto Facilitate per Luca avrebbe dovuto riempire il vuoto enorme creato dalla normativa sulla privacy, che ha indubbiamente ridotto in maniera drastica il numero degli studi clinici in Italia per tante ragioni, sicuramente, e nello stesso tempo aumentare la partecipazione del paziente, normarla, perché non ci dimentichiamo che prima di Facilitate il paziente non esiste a livello normativo nella discussione sui trial clinici, quindi è il primo progetto forse che realmente dà un posto al paziente. Quindi, l'idea di Luca era di cercare ovviamente una collaborazione di tantissimi partner, quindi clinici internazionali, associazioni di pazienti internazionali, esperti di etica, esperti di sperimentazione, industria, ovviamente tutti i partner che sono le agenzie regolatorie, che sono ovviamente loro quelle che poi devono accogliere queste normative, quindi metterli seduti a un tavolo tutti quanti e provare a scrivere una normativa più ampia, più diciamo in grado di garantire anche eticamente la partecipazione dei pazienti e il ritorno dei dati sia verso la ricerca, quindi un riutilizzo dei dati più proficuo ai fini dei risultati della ricerca scientifica, sia un ritorno dei dati ai pazienti stessi, che in fondo è l'unica cosa positiva che traggono dalla cessione dei loro dati personali durante uno studio clinico.